Gentili signore e signori, vi rivolgo a tutti voi a nome del tipo di Metallurgi che mi onoro di presiedere un caloroso benvenuto. Vi ringrazio sentitamente per essere intervenuti a questo evento che apre ufficialmente il programma culturale da noi stilato per celebrare Sant'Eligio, nostro santo protettore. Ringraziamo con la partecipazione del CETO degli Orefici, gruppo sacro, La Separazione, con il quale condividiamo, oltre all'amore per la protezione, anche il santo protettore e Don Nicola Arrac, rettore di questa chiesa che ci ospita stasera. Gli eventi che presenteremo vogliono valorizzare l'arte in tutte le sue espressioni. L'appuntamento di quest'oggi ci farà viaggiare sul reale della musica, la musica del corpo bandistico Città di Custonaci, che ci accompagna nel corso della protezione dei misteri e con il quale il nostro gruppo si sente già recato da un sentimento di profonda stima. Tra la prima e la seconda parte del concerto vi regaleremo un momento di grande intensità emotiva. Consegneremo per la prima volta ad un personaggio dei misteri il premio Desiderio de Leone, dedicato a un piccolo angelo che Dio ha voluto con sé in paradiso. Gli altri appuntamenti avranno luogo il 30 novembre con il concerto del giovane tenore trapanese Vincenzo Lentini, con inizio ore 18, e la consegna del premio alla cultura Giuseppe Marco Calvino e Gioè Cultura. Mentre il 1 dicembre, il giorno di Sant'Eligio, alle 17.30 presenteremo il nuovo libro del nostro Nino Barone, dal titolo I misteri di una proiezione, e a seguire la Santa Messa conclusa ufficialmente da Don Nicola Arrac. Il nostro auspicio, oltre a quello di regalarvi emozione e di rivedere numerosi prossimi appuntamenti che avranno luogo sempre in questa chiesa. Buon ascolto e buona emozione a tutti. Grazie.